noi due dopo suoneranno. Sì, ma io questi qua dove sta registrando. Non è una foto, è un video. È un video. Ma me la canti? Cosa? Questa canzone, dai, oddio, fuori onda la cantavi. Calma, mi fa stranissimo avere un microfono tutto mio. Ok, ci sono due novità per questa puntata. Esatto, uno, il microfono, ognuno al suo. Ok, la prima cosa è che abbiamo due microfoni e non ne abbiamo più uno. Ci lamentavamo sempre del fatto che c'era un microfono e ce lo mangiavamo ogni volta. La seconda sono le cuffie nuove che danno in accoppiata con le manette pelose, no? Sono identiche. È vero, sono una cosa hard. Le volevo leopardate, no? Però non me le ha date. Io le volevo rosa. E poi un'altra cosa, questa è la legge del contrappasso. Allora, noi abbiamo sempre preso in giro gli hipster durante il nostro trascorso qui a Poliradio e ho scoperto quest'oggi che Lazza è diventato hipster. No, non è vero, no? In realtà, ma c'è anche la pipa! In realtà è che sono venuto qua col soprabito, no? Sì. E col paletò, come lo chiama mia nonna. Anch'io, no? Il paletò, il paletò, l'importale. L'importale, no? Stranamente... Sentitevi! Cari fratelli, sì, e sorelle. Ah, è cari lui, fratelli è lui e sorelle, le teste vuote e alza rote. Benditevi in nome del Signore. In nome del Signore, siamo lì. Come dire, è passato ancora. Sopprimetelo. No, ha detto una cosa profanissima. L'ho soppresso io. L'eutanasia già è contrario, no? E poi è arrivato con questo paletto e con questa pipa. Cioè, con la pipa. Mi manca la bicicletta con la ruota più grande, la ruota più piccola, e hai fatto. Tra le cose di hipster. Ma il telefono. Sai perché? Perché non fai. Di hipster parleremo anche dopo, no? Comunque. Sì, parleremo anche dopo. Comunque, buon pomeriggio a tutti. Quelli esatto. All'ascolto, questo è il sesto compleanno di Poliradio. Noi siamo le teste vuote. Abbiamo militato per qualche annetto qui. È passato un anno dall'ultima volta, ma non sembra passato neanche un minuto. E non l'hanno fatto apposta perché noi li odiamo. Gli SDC e basta questo pezzo. Loving free, season ticket on the ring. Mi piace che questa volta il Pippo Baudo della situazione lo sto facendo io. Ti ricordi che tu dicevi? No, metti, cambiami per la piacere, base. Metti, esatto. La camera 5, per camera piacere. Camera 5, per favore, 5. Per favore. No, prima ci siamo accorti, tornando qui al Politecnico, che è un po' di tempo che non veniamo qui. Che sembra di stare a Virgin Radio, perché sì. Passano 10 edizioni ogni minuto. È vero, però cioè, più che altro è allora, cambiato ascolta, un po' ascolta, tutto. Ascolta, tu non ti conosco, com'è che ti chiami per favore? Il Mencio. Il Mencio, va bene, no, perché avevamo il Deo, adesso il Mencio, va bene. Sembri un fiume, no, in teoria, come nome, il Mencio. Il Deo invece, no, il Deo, anzi, salutiamo il Deo, che adesso ormai fa quello, esatto. Gna, vado in montagna questo weekend, esatto, non ci posso essere, mi dispiace, vado. La prica. Sa cosa va a fare la prica? Ma si mangia, si beve, si no, allora il volgare ero io solitamente. Oggi sono pacato, però hai notato? Comunque, non ho ancora fatto l'uno. Ponzo Cilari! Non ho ancora fatto questo. Comunque, Mencio, dicevamo, i Nickelback, già che ci sei, non ce li hai, no? Facciamo proprio per Virgin Radio di tutto. Oasis. Oh, però te lo posso dire che tu sai la programmazione memoria Virgin Radio. Però per me te l'ascolti ogni giorno. Se cioè, volete, vi metto i ministri. Anche. Vabbè, dai, quelli ci stanno anche. Dai. Noi facevamo il DJ Bowish, ti ricordo. Chiaramente. Magari più avanti. Magari più tardi più può tardi anche fare un lo salto. Lo facciamo anche. Oggi. Oddio, ci invadono. Questa cosa. Oh, è vero, perché oggi siamo troppo bacati. Avevamo bisogno del Crasto e del Carlo. Poi c'è la bacheca delle querele là in fondo che è ancora vuota. È vuota, ma cos'è successo? Allora diciamo cazzo! State facendo un uso del mezzo radiofonico privato. Cazzo! Oddio, è vero, perché mancano delle querele poi delle radio? Cuffie, ma perché lui c'ha tipo io le cuffie da videogiochi, Crasto, no? Il Crasto che quando saltava ogni cosa quando eravamo in onda, perché ti ricordi che noi non facevamo una puntata con lo schermo. Aspetta un secondo. Crasto è stato il nostro ascoltatore più affezionato, che usa, no? Emma. Mi avete rotto i coglioni, non mamma mia, Crasto, magari eri lì in procinto di far qualcosa di no, ma tipo anche nei giorni dove eravamo un po' soli, no? Non ci ascoltava nessuno, c'era quell'ascolto, sempre il Crasto. Lui. No, non è che c'era sempre Madonna, perché cazzo! No. Allora io non sono responsabile di quello che diranno questi due, stanno venendo a improvvisare. Allora Carlo Moretti hai rotto i coglioni. Ma sei una centralinista, Crasto, che cazzo c'hai lì? Sì, mi dica.
No, niente, c'ho la linea Telecom che non Crasto, funziona. Vorrei fare una domanda. Ma che basi usa Ema? A me è andato il pannello di Ema qua in regia. Non usa le basi, usa gli acidi. È una roba tristissima. Io non entro in questo studio da un anno e mezzo. Come posso saperlo? Come me non entri in studio? Esatto. Anche noi, volendo guardare. Sì, no, però raccontiamo qual è la verità dei fatti dell'epoca d'oro delle teste vuote. Quando arrivavate teste vuote? Eravate lunedì o martedì, non mi ricordo. Allora, abbiamo fatto un anno il lunedì e poi ci siamo spostati il martedì perché c'era rotto il cazzo lunedì, c'avevo i cazzi miei da fare, quindi... Allora, martedì mattina, ore 12 meno un minuto, perché erano sempre puntualissimi, no? Guarda il telefono, squilla, non funziona niente, io Troia. Allora, una volta siamo arrivati qua, c'era lo schermo, vabbè, lo schermo era normale, che non funzionasse, infatti... Anche adesso non funziona, lo schermo! Un anno e ancora non va quello schermo. La tastiera. Segnalazione, per favore. E quando si è staccata tutta la radio, però confesso una volta, la cazzata l'abbiamo fatta noi, ti ricordi? Sì, una volta sì, Mi fanno, no, devi riavviare quel PC, ho schiacciato un PC, ho fatto la radio così. Ho detto, ops. Ma guarda, sei stato ancora bravo, perché la cosa peggiore che hanno fatto in questa radio è che c'è una presa là fuori, non so se è ancora lì, a cui sono attaccati tutti i computer, tutto ciò che fa vivere questa radio, uno l'ha staccata per mettere il caricabatterie del telefono. È un genio, chi è questo qua? Gli voglio dare un premio. Non lo so ancora, io ti troverò, perché un giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto, guarda, ci sono riavviati tutti i PC, ma è la ciabatta che qualcuno l'ha presa dentro e sai com'è. Te lo dico io che è Emanuele Campagnolo, non volevo dire, è sempre colpa sua. Io direi andiamo avanti con la musica, poi facciamo questa piccola riunione B&B e teste vuote, che in qualche modo eravamo collegati. Sì, esatto, insieme grazie facciamo, al forse che... tutti e quattro facciamo un cervello. Sì, infatti no? Di B&B ce n'è solo uno, quando arrivano gli altri? Questa è la domanda più difficile che mi potevi fare. Allora, in questo momento io so che... No, non la cuffia! Cazzo! Cazzo! È stato come prendere un camion in faccia. Allora, in elenco i B&B. Uno non è pervenuto, non risponde al telefono. Un altro mi ha detto, sono dalla mia mamma, arrivo. In Albania però, dice, dove? È dalla tua mamma? E non era dalla mia perché non l'ho visto in casa. Un altro, non ho ben capito, ma ha detto, no, stasera andiamo fuori a mangiare cinese, quando gli ho chiesto a che ora sarebbe arrivato. E quindi gli hai detto, quindi? E quindi non quindi lo so. Quindi mi sa che era un no quello, Io ho pestato una cacca venendo, se volete. Anch'io, quindi, ho pestato il fango qui allora, fuori, che palle! Facciamo una cosa, rimaniamo che stasera alle 21, io faccio diretta con B&B da solo in un angolo, senza dar fastidio. Nessuno, se gli altri arrivano bene, se no faccio. Però vengono solo col cinese takeaway, probabilmente, da quel che abbiamo capito. Me l'hai perso! Avete capito che c'era? Sì! L'ho tirata lunga perché erano 69 secondi. Ma come fai a non incredibile?